Ora devo affrontare mio padre. Ma il mio passato è ancora pieno di lacune. Ombre sulla tela della mia vita. Un tempo ero Nilin, un errorista temuta e odiata, capace di modellare i vostri ricordi a mio piacimento. Un tempo ero la figlia adorata dei Cartier Wells, a loro volta adorati da una società da essi creata. Ombre e luce. Sta a me riparare i danni, correggere gli errori della mia famiglia, mentre rischiamo di essere consumati dal caos. È ora che mio padre assaggi il veleno di cui il mondo intero si ciba. Edge mi guida. Sono pronta. Cubo della concezione, al centro di questa depravazione. Questa volta ce la facciamo, niente ripensamenti. Raccontami di mio padre, Edge. Non c'è molto da dire. Charles Cartier Wells si è isolato per anni continuando a sognare il suo futuro ideale. È qui che H3O è stato concepito. H3O? Il server centrale di Memorize, il posto dove tutte le memorie sono immagazzinate. Solo tuo padre può accedervi. Sta a te ora. Convincilo a lasciarti entrare. Ci penso io. Principessina mia, lasciami lavorare. Dai, papà, vieni a giocare con noi. D'accordo. Ma solo per poco. Chi è? Quelle voci? Tuo padre. Ha tenuto per sé molti dei tuoi ricordi d'infanzia. È mostruoso. Genio e disperazione sono un cocktail pericoloso. Una sofferenza terribile. A voltare le spalle alla tua famiglia. Non sbagli. Lascia che ti aiuti, amore mio. La mia visione può farti dimenticare tutto quello che dentro di te si è fatto. Papà, domani è il mio compleanno. Davvero? Mi domando che cosa possa renderti felice. Jax! Jax! Solo pallidi frammenti della mia vita, senza suoni, senza sapori, spenti, morti. Finirai l'album di famiglia più tardi. Charles è vicino. Ci sei quasi, sorellina. L'incubo è quasi al termine. Deve esserci un errore. Nessun errore. Non capisco. Mio padre. Il suo lavoro è la sua vita. E io dovrei convincerlo a distruggerlo. Il suo lavoro è diventato l'unico modo per salvare la vita che amava così tanto. Che vuoi dire? Guardati attorno. Il potere di rimuovere ricordi dolorosi. Dimenticare un incidente.
fatto questo per me. E tu sei l'unica persona al mondo in grado di convincerlo a porvi fine. Io posso aggiustare tutto. Aggiustare tutti. Mi serve solo più tempo. Solo un po' più di tempo. Ora, fagli assaggiare la sua stessa medicina. Tornerà a casa presto. Prestissimo, principessina mia. La mamma non vuole più bene a Jax, da quando è stato cattivo. Non ti muovere. Ora aggiusto tutto. Non puoi aggiustare la gamba di mamma, è troppo tardi. No, troverò il modo di aggiustare anche lei. Ma per ora... devo aiutare la mia bambina. Niren. Come ti senti? Pensi che la mamma odi Jax? No. Perché? Ha fatto qualcosa di male? No. Non ha fatto nulla. Ora andate a giocare insieme. Papà ha da fare. Ok. Ti voglio bene, papà. Ce l'ho fatta. Scilla, ho trovato un rimedio alla sofferenza. Presto, il tuo dolore scomparirà e saremo di nuovo felici. E poi libererò dal dolore il mondo intero. Devo aiutare la mia bambina. Scilla, amore, va tutto bene? Saresti dovuta rincasare ore fa. Hanno cominciato i lavori sul Meriferic. Ho dovuto prendere una deviazione per New Belleville e c'era traffico. Hai trovato Jax? Jax! Sì, l'ho trovato. L'anno prossimo sarai tu di servizio per il compleanno della piccola. Da quando mi ha visto comprare il regalo è stata insopportabile. A saperlo ora, per favore! Ho passato la giornata in laboratorio. Hai avuto tempo di leggere Ciao, il mio memorandum sulla terapia mnemonica? Ho fatto shopping. Ciao, principessina.
Fa la brava con la mamma, mi raccomando. Charles, caro, non so se i clienti accetteranno la mia idea. L'immagazzinamento dei ricordi mi sembra più un argomento commerciale. Sai fare la verticale? Puoi immaginare le possibilità. Gestione della memoria umana. Mi piacerebbe. Ne parliamo domani, ok? Al momento penso che non sarebbe male se tua figlia potesse dimenticare che è il suo compleanno. Posso portare da mangiare se vuoi. Adesso capisco il perché di questo silenzio. Dovrei metterti in castigo, piccola mia. Ma siete così adorabili insieme. Scilla, amore. Nilin, smettila. È pericoloso. Oh mio Dio, che cosa ho fatto? Nelin! Nelin! Take care of me!
Bambina mia, perdonami. Non avevo un dono, ero solo una brava allieva. Tu eri il suo esperimento, Nilin. Finiscilo, ora. Oh, Edge, che triste spreco. Ferma. Nilin. Molto abile, davvero. Devi smettere tutto. Papà, gli esperimenti, gli abusi, le menzogne. Il mondo intero sta morendo per overdose di amnesie e false memorie. Gli orrori che ho dissotterrato. Sembrava tutto perfetto. Un'idea fantastica. No, Charles. Era una pessima idea fin dall'inizio. Hai usato tua figlia come cavia. E anche tua moglie, se ti avessi lasciato fare. Tu non mi hai mai perdonato. Perché sei qui oggi? Perché ti amavo. E perché sei ancora un genio. C'è la guerra civile là fuori, Charles. Odio, angoscia, sommosse, dolore. Tutto ciò che volevi eradicare. È colpa nostra, Charles. Deve smettere. Ci siamo quasi. Dobbiamo interrompere il flusso di dati alla fonte. Disconnettere H3O. Il sistema di sicurezza è impossibile da penetrare. A meno che... È il momento! A meno che non autorizziamo l'accesso. Insieme. E voilà! Ecco perché mi hai mandato a remixarli. Solo loro potevano autorizzare l'accesso al server centrale. Adesso tocca a te, sorellina, finire il lavoro! Protocollo d'accesso ad H3O. Con valida vocale. In attesa. Memorize. Hominis Evolutio. Scylla, Charles, identità confermate. Accesso ai server mnemonici autorizzato. Sei una Cartier Wells migliore e più forte di quanto tuo padre e io non lo siamo mai stati. Sono fiera di te, figlia mia. Tieni. È per te. Non ho più bisogno dei tuoi ricordi. Quando eri piccola, venivi spesso a farmi visita qui sotto. Questi ricordi ti aiuteranno a trovare la strada. Grazie. Papà. Di niente, principessina mia. Noi ti aspettiamo qui. Ce l'hai fatta, sorellina. Avrai ottenuto in un giorno ciò che gli erroristi non hanno ottenuto in oltre 10 anni. Ma siamo ancora dei fuorilegge. Con i tuoi contatti... non mi preoccuperei troppo. Allora finalmente ci incontreremo. Sì. Segui la remanescenza che ti ha dato tuo padre. E tutto questo avrà fine. Come faccio a disconnettere H3O? Come con qualsiasi altra macchina. Edge! Edge!
Edge! Sbrigati, Jax! A papà non piace quando veniamo qui sotto. Jax, non lasciarmi sola! Non ero una ragazzina molto felice. Jax, era il tuo unico vero amico. Eccoti finalmente. Non mi rispondevi. Era da tanto che non rivivevo i tuoi ricordi. Avevo quasi dimenticato quanto male facessi. Ma come? Rivivevo. Tanto dolore, sorellina. E per così tanto tempo. Così vuoto. Così vero. Edge, inizia a spaventarmi. Va avanti, sorellina. H3O deve sparire. Ora basta. Dammi la mano. Faremo tardi. Ed eccomi di nuovo qui, dove tutto è cominciato. Già, è qui che tu mi hai dato vita. Non trovi che sia un'espressione un po' offensiva, fratello? Dipende dai punti di vista. Quando l'hai capito? Poco fa. Edge è H3O. Come non arrivarci? È ovvio. Voglio veramente morire, Neil. Non ti ho mentito. Chi sei? Veramente? Sono Edge. Sono l'entità nata spontaneamente dalla putrida fossa dove tutti hanno relegato i loro ricordi più terribili e dolorosi. Sono H3O. I miei primi ricordi sono le lacrime di una ragazzina. Sono il figlio di Memorize e il suo peggior nemico. Sono il padre dei Leaper ed il loro mietitore d'anime. Sono il tuo amico. Tu devi uccidermi! E se non volessi farlo? Non hai scelta, sorellina. Ti obbligherò ad affrontarmi. E se non vincerai, ti distruggerò. Ho paura. Anch'io ho paura. Thank you.
È ora di rompere il giocattolo preferito di tuo padre. Edge. Edge, non voglio battermi con te. Io sono H3O. Edge era solo una parte di me. Un agente. Creato, partizionato e inviato a cercarti per portarti qui. E tu? Tu sei un eroista. Decisa a porre fine alla devastazione causata dal Sensen. Io sono H3O. Io sono il Sensen. Io sono il Reaper. Ammazzaci! Ora distruggi questo cubo mnemonico nero, così che non possa più ricordare. Distruggi questo cubo mnemonico nero. Non voglio più ricordare. Ora distruggi questo cubo mnemonico nero. Così che non possa più ricordare. Sono.
la scintilla dell'innocente errore commesso da una ragazzina. Non è ironico? Bisogno di cambiare il mondo. Tutti incapsulati nelle conseguenze di un incidente d'auto. Si è ricostruita senza mai dimenticare un solo secondo di quell'evento. Si sta scegliendo. Ed io con esso. Tra pochi istanti restituirò tutti i miei ricordi ai legittimi proprietari. Addio,
Dylan, ci ricordiamo presto. Un amico una volta ha detto: la memoria di un singolo uomo è una fortezza più complessa della più vasta delle città. Ma abbiamo inventato una chiave per la fortezza. Non ci sono più segreti. Il mio amico si chiamava Edge. Nato dagli eccessi del Sensen, è stato il primo a capire che eravamo tutti alla deriva. Edge è morto per ricordarci che alcune porte sono lì per non essere mai aperte. E che la sofferenza, come i ricordi dolorosi, fa parte della vita. Mi chiamo Neelyn Cartier-Wells. Sono cacciatrice di ricordi. Posso sapere tutto di voi. Posso farvi credere qualsiasi cosa. Questo è il mio dono. Il mio lascito. Per la prima volta nella mia vita mi ricordo esattamente chi sono. Fuori della mia fortezza ho una famiglia da cui tornare e un mondo da affrontare. Un mondo malato da sanare. Questo mi ha insegnato il mio amico prima di scomparire. Non lo dimenticherò mai.